Ciao a tutti amici youtuber, qui il vostro Cran Vigore che vi parla. Oggi per voi sto facendo un video, non per far vedere cosa gioco, ma un video perché per dare a voi la scelta di decidere per me quale livello di questa nuova sfida che farò in futuro su somme uccisioni, probabilmente dal... fatemi un attimo pensare, inizierò la fine, il primo di giugno. A giugno, entro giugno voi dovete dirmi, entro il primo giugno dovete dirmi il livello che dovrò fare e le armi che dovrò prendere. Dunque, questi sono i livelli. Il primo livello è il Kreuzberg HQ. E avete già visto nel primo dei tre video. Almeno tre video perché erano in tre parti. Poi, come nuovo livello abbiamo anche l'Opernplatz. Adesso non avrò la possibilità di farvelo vedere, però voi decidete quale livello devo scegliere e poi io lo farò. Così vedete anche la mappa. Il Schönberg Stretz. Il cimitero, questo qui l'ho già provato. E corsa agli armamenti. Dunque adesso scelgo un attimo questa mappa per farvi vedere le armi che dovrò scegliere. Meno, non piuttosto che dovrò scegliere, che voi sceglierete per me. Ok, ed ecco le armi che io dovrò scegliere. Iniziamo con i fucili. Come vedete, qui abbiamo lo Springfield 1903. Aiuto. Qui giù, come potete vedere, abbiamo... Aiuto, ecco, vabbè, andiamo così. Sì. Qui in basso, almeno in basso a destra, vedete i dati, c'è più che dati la spiegazione. Fucile americano standard, l'alta velocità iniziale significa, vabbè, lo leggete voi, non abbiamo molto tempo e non voglio farlo durare a lungo. Come fucile, il primo fucile è lo Springfield, il secondo è il Gewehr 43, arma tedesca, quello prima invece era un'arma americana. Vi dico subito che è un fucile semiautomatico con caricatore da 10 colpi. Come terza arma abbiamo il Mosin-Nagant, un'arma di fabbricazione russa, a colpo singolo. Quindi ogni colpo dovrà caricare con 5 colpi nel caricatore. È uno tra i migliori fucili fatto di potenza e ottica. Poi abbiamo il K98 che abbiamo già visto nel primo video. Se voi mi scegliete il Kreuzberg HQ, probabilmente questo fucile sarà da escludere, perché ovviamente il primo video è già presente. Poi, come altra arma abbiamo un'altra arma di fabbricazione russa, l'SVT-40. È un fucile semiautomatico. Non è un granché, però sa farsi valere. Poi abbiamo il Lee Enfield Mark III, un fucile di fabbricazione inglese. Intanto scusate. Un fucile di fabbricazione inglese. 10 colpi, colpo singolo. Non è tra i più forti, però è buono. Abbiamo l'M1 Carbine, un'arma semiautomatica americana, come potete vedere è corto, quindi non avrà una grande potenza, però è abbastanza agile, ha un caricatore da 15 colpi. L'M1 Garand, conosciamo tutti il famoso M1 Garand, un fucile semiautomatico americano, qui in questo caso dotato di un mirino telescopico. 8 colpi nel caricatore, difficilmente si può ricaricare. Però qui mi sa che posso ricaricare il fucile. Adesso non ricordo. Comunque, un buon fucile. E il Type 99, arma di fabbricazione giapponese. Non si sa come un fucile giapponese in Europa, ma non è un mio problema. Buon fucile, 5 colpi in caricatore. Un zoom molto potente. E non è neanche tanto male come potenza. Ma passiamo alle armi secondarie. Iniziamo con la MP40, machine pistol tedesca, 32 colpi di caricatore, versatile, non potente nelle lunghe distanze, ma sufficiente per le corte. PPS AK-41, uno dei migliori mitra di fabbricazione sovietica, prodotto nel 41, ha 71 colpi nel caricatore, è molto impreciso come arma.
E che dire, nella realtà, se si tiene premuto troppo lungo il caricatore, c'è il rischio che la carne si fonda per l'alta temperatura, perché ovviamente avendo stato un colpi, la riscalda molto. Cioè, riscalda molto la canna del fucile. Thompson, arma di fabbricazione americana, 30 colpi di caricatore, a volte 20, dipende però l'arma e il periodo. Qui dovrebbe essere da 30 colpi. Molto versatile. Discreto nelle lunghe distanze, ma versatile. Non la conosco. È di fabbricazione russa. Non posso dirvi molto perché ovviamente non la conosco. La MP44 lo conosciamo tutti, è uno dei primi fucili d'assalto. È la storia, più potente dell'MP40. Può infliggere danni elevati anche a lunghe distanze, perché essendo un fucile d'assalto ha le stesse funzioni di un mitra e di un fucile. Però se voi mi scegliete il Kreuzberg HQ, questo dovrò escluderlo. E questa era l'ultima arma. Poi passiamo alle pistole. A voi la scelta, posso prendere la Warlord, la Welrod, una pistola silenziosa. La Luger P08, pistola tedesca. La Colt 45, Colt 1911. Sempre questa è fabbricazione americana, ora Tucker TT-33 di fabbricazione russa. Comunque, questo è tutto. Scegliete le vostre armi, scrivete nei commenti prima la mappa, poi il fucile, poi c'è più che il fucile, poi le armi che volete prendere, cioè volete che io prenda. Comunque, qui è tutto, il vostro Cambigore. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!